della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste, della SISSA di Trieste. Io sono Giacomo Destro, sono il project manager del master e per prima cosa desidero ringraziare innanzitutto Piero, Angela e tutti gli altri ospiti che interverranno durante questa cerimonia e che vi esporrò via via, il pubblico che ci sta seguendo in diretta Facebook. E i nuovi studenti che proprio oggi inizieranno le lezioni del master. Dunque, lascio subito la parola al direttore della SISSA, al professor Stefano Ruffo, per i saluti introduttivi. Prego, direttore. Buongiorno, vi saluto tutti, sono onorato del fatto che Piero Angela abbia accettato di ricevere questo diploma honoris causa e dirò qualche parola introduttiva. In una recente intervista a Scienza in Rete, che ho letto proprio in questi giorni, Pietro Greco, che è giornalista scientifico ed ex direttore del Master in Comunicazione alla Scienza, sottolinea il ruolo che hanno nella comunicazione alla scienza l'umiltà e l'empatia. Devo dire che nel consegnare a Piero Angela il diploma onorario del Master non posso che sottolineare la sua straordinaria capacità di aver attraversato generazioni di telespettatori giovani e meno giovani anche, con una metodologia comunicativa che ha unito all'accuratezza scientifica proprio la gentilezza e l'empatia. Piero Angela ha avuto la capacità di ispirare chi altrimenti non avrebbe considerato la scienza come professione, perché escluso per ceto, per tradizione, per cultura, con ciò realizzando anche una importante funzione democratica. Infine, Piero Angela ha anche sempre dimostrato fiducia nei confronti del pubblico italiano, che premiandolo con anni di ascolti delle sue trasmissioni si è dimostrato sempre più interessato alla scienza. Chiudo qui con le mie parole introduttive e saluto gli studenti del Master. Sono molto contento che si realizzi, anche se in modalità virtuale, la giornata di apertura del Master. So che quest'anno ci sono state molte domande, la selezione quindi è stata anche molto dura e sono convinto che sarà un percorso che vi arricchirà. Grazie direttore, grazie. Quindi io lascio subito la parola a Barbara Gallavotti, biologa, autrice di Superquark e docente del Master. Prego. Grazie, benvenuti a tutti. Bene, dunque un master honoris causa in comunicazione della scienza a Piero Angela. Direi che è un riconoscimento quasi inevitabile per l'impatto straordinario che il lavoro di Piero Angela ha influire sulla percezione della scienza e della tecnologia e nell'aprire nuovi orizzonti. Non solo per quello che riguarda il grande pubblico, perché la frase che più mi sento ripetere spesso andando in giro nei laboratori di tutte le possibili discipline è: si ricordi di ringraziare Piero Angela, perché se faccio questo lavoro è merito delle sue trasmissioni. E questo naturalmente vale a maggior ragione per chi, come me, ha scelto invece di fare la divulgazione scientifica come lavoro. Tutto questo ha una data d'inizio e coincide con quella del progetto Apollo, quello che 50 anni fa ha portato sulla Luna i primi esseri umani. Proprio seguendo quel progetto, Piero Angela si è reso conto, ha toccato con mano lo straordinario impatto di scienza e tecnologia e la loro capacità di cambiare la vita di tutti. E dunque l'importanza di far sì che i cittadini, il grande pubblico, fosse informato su questi temi per capire cosa stesse appunto influenzando fino a questo punto la loro esistenza e anche perché i cittadini potessero fornire a scienza e tecnologia quella partecipazione e quel supporto che sono fondamentali a entrambe.
Piero Angela dice sempre che quando è nato suo padre per le strade circolavano le carrozze, mentre lui ha visto non solo lo sbarco sulla Luna, ma direi recentemente assieme a tutti noi l'editing genetico. Dopo l'esperienza con il progetto Apollo, quindi Piero Angela si dedica molto, con molta passione alla divulgazione scientifica, realizza documentari. Uno farà epoca e da 0 a 3 anni esce nel 1971, ma tutti hanno la capacità di appassionare. Diventerà Super Quark nel 1995. Ma se oggi viene conferito a Piero Angela il Master Honoris Causa, non è tanto, credo, per l'incredibile precisione, esattezza e correttezza della sua comunicazione, né per l'enorme quantità di temi affrontati e del lavoro svolto in televisione, ma anche tramite libri, allestimenti nei musei e in praticamente in ogni campo possibile della comunicazione. Viene, credo, riconosciuta a Piero Angela non solo la capacità di raccontare, ma proprio quella di comunicare, di grande desiderio di entrare, addentrarsi in quei campi che pure spesso sono avvolti da una rete di termini tecnici e difficoltà di comprensione. Lui possiede la chiave per aprire le porte che ostacolano l'accesso al cuore del tema di volta in volta affrontato e metterlo in luce. E si rivolge a un pubblico che è curioso quanto lui, ma quella chiave non ce l'ha. È come se gli dicesse: guardate che anch'io mi sono posto le vostre stesse domande e ho trovato la risposta. Se mi seguite, vi condurrò verso di essa. Ma questa affabilità non deve essere mai scambiata per indulgenza, perché Piero Angela ha condotto anche delle battaglie molto importanti contro la falsa scienza, la falsa medicina, il paranormale, ma non se l'è mai presa con chi crede in queste cose. Ha sempre, quando si è trattato di contrastare qualcuno, contrastato chi diffonde queste idee, spesso per un interesse. Quindi io credo che oggi a Piero Angela venga riconosciuta non tanto l'attività di divulgazione scientifica, ma la sua capacità di aver contribuito grandemente a inventare come fare divulgazione scientifica. E una volta scoperto il modo, poi l'ha applicato anche in altri settori, dalla politica alla musica. La musica, che è la sua altra grande passione, ma questa è un'altra storia. Grazie, dottoressa Gallavotti. Dunque, curiosità, semplicità e rigore dei contenuti. Questa è la cifra distintiva del dottor Angela. Quindi io direi di procedere, senza mettere tempo nel mezzo, alla consegna del diploma, dopo aver ascoltato l'audazio ad opera del direttore di ILAS, il laboratorio interdisciplinare, che è il settore della SISSA che ospita il master. Dunque, al direttore, professor Andrea Gambassi, lascio la parola. Grazie. Ospiti virtuali, studentesse e studenti. La SISSA, la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste, fondata nel 1978, è una scuola universitaria ad ordinamento speciale per la formazione dottorale in fisica, matematica e neuroscienze. Livello di assoluta eccellenza della ricerca condotta dai suoi docenti, ricercatori e dottorandi è dimostrata non solo dalla qualità e impatto delle pubblicazioni scientifiche prodotte, ma anche dai numerosi riconoscimenti e finanziamenti nazionali e internazionali che riceve, nonché dalla indiscussa reputazione scientifica di tutto. Dal 1993 la SISSA si impegna anche nella formazione di comunicatori come parte integrante e fondamentale della sua missione, attraverso il Master in Comunicazione della Scienza, organizzato dal suo laboratorio interdisciplinare che, come diceva Giacomo, ho il piacere e l'onore di dirigere. Il master annovera tra i suoi docenti e i suoi circa 420 ex studenti affermati comunicatori della scienza, tra cui collaboratori degli Angela, come ad esempio Barbara, che abbiamo appena sentito. Ora, prima di procedere alla consegna del diploma, ho il privilegio e l'onore di tenere la laudatio.
la cui brevità è giustificata in parte dal fatto che Barbara ha già delineato alcuni elementi distintivi, ma soprattutto dalla fama e dall'autorevolezza di Piero Angela e dall'oggettiva impossibilità di presentare in maniera esaustiva tutta la sua attività. Mi limiterò ad osservare che nella sua lunga carriera, iniziata come musicista e proseguita come giornalista, corrispondente dall'estero, che ho scoperto primo conduttore del TG2, a partire dagli anni 70, egli ha portato la scienza e le sue più recenti scoperte e le sue implicazioni tecnologiche nelle casse degli italiani, usando il mezzo preferito dagli italiani, la televisione, affascinandoli e coinvolgendoli, principalmente tramite programmi televisivi da lui ideati e condotti, diventati dei veri e propri cult, e poi con numerosi libri, saggi e interventi pubblici. Tutto questo, come diceva anche Barbara, con una naturalezza, una chiarezza e un rigore scientifico che, purtroppo, hanno ben pochi uguali nel panorama italiano, soprattutto televisivo, e che costituiscono certamente la cifra del suo inconfondibile e apprezzatissimo stile. I suoi innovativi programmi, e qui ne cito alcuni, si pensi ai 13 anni di Quark andati in onda a partire dal 1981, o alle successive 324 puntate settimanali di Super Quark che ancora vanno avanti, e ad alcune puntate di Ulisse in collaborazione con il figlio Alberto, hanno presentato ed sperimentato nuovi modi di stimolare, nuovi modi di comunicare la scienza e di rendere i suoi contenuti accessibili al pubblico, come diceva Barbara, fornendo le chiavi. Il pubblico generalista di ogni età, stimolandone la curiosità e la fantasia, senza creare mai disagi o chiusure e trattando un'impressionante varietà di temi. Elenco l'epopea, come diceva Barbara, dell'esplorazione spaziale, le bellezze della natura, dal mondo animale a quello vegetale, le frontiere della medicina e della ricerca fondamentale, dalla fisica alla chimica alla biologia, l'ambiente, i suoi fragili equilibri, la preistoria e l'evoluzione umana, lo sviluppo della vita, i segreti del cervello, quelli del cosmo, i problemi dell'energia e dello sviluppo sostenibile, e molti altri. Importanti sono state le prese di posizione di Piero Angela in varie occasioni pubbliche, alcune anche recenti, in difesa degli scienziati, della scienza e del suo metodo, e del ruolo che alla scienza dovrebbe essere riservato nel discorso pubblico e nella società, contro il preoccupante dilagare delle pseudoscienze, dei cospirazionismi e delle fake news scientifiche. Per questo suo decennale impegno, dal 2016, Piero Angela è presidente onorario del CICA, il Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sul Paranormale e sulle Pseudoscienze, che in realtà ha contribuito a fondare lo stesso nel 1980. Piero Angela ha ricevuto 11 lauree honoris causa da più di università italiane. Tra i numerosi riconoscimenti, cito il premio Kalinga per la divulgazione scientifica attribuita dall'UNESCO nel 1993, la medaglia d'oro ai benemeriti della cultura e dell'arte conferitagli dal Presidente della Repubblica nel 2002 e la nomina grande ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica nel 2004. Nonché, questa piccola nota, a lui sono stati intitolati un asteroide e un mollusco. Vorrei concludere questa breve laudatio con una citazione dallo scritto di Angela, che ci rivela quel suo senso di responsabilità nei confronti del pubblico che certamente ha contribuito al successo e alla qualità della sua comunicazione. Quando un lettore o ancor più un telespettatore non capisce, la colpa non è sua, ma di chi non ha saputo comunicare, cioè dell'autore. È stato lui a cacciarlo via. E qui torna il motivo che diceva Barbara, la chiave. Spero vivamente che questo monito rimanga impresso, oltre che nelle menti di tutti gli scienziati, anche e soprattutto in quelle degli studenti del Master in Comunicazione della Scienza, che proprio oggi iniziano il loro percorso formativo, ahimè da remoto, e ai quali auguro di poter seguire con impegno e serietà la strada tracciata proprio da Piero Angela. A questo punto passerei formalmente alla consegna, le faccio una piccola professione. Gentile signora Angela, riconosciuto nel suo operato
quella ispirazione e quella ricerca dell'eccellenza che muovono l'agire stesso della Sissa, riassunte nell'esortazione che l'Ulisse dantesco rivolge ai suoi compagni: considerate la vostra semenza, fatti non foste a vivere come bruti, ma per seguire virtute e conoscenze, e che è in parte incisa, richiamata nel logo della nostra istituzione. Il Senato Accademico della Sissa, nella sua adunanza del 21 maggio 2019, ha deliberato all'unanimità e senza discussione il primo diploma honoris causa del corso di perfezionamento Master in Comunicazione della Scienza franco-pratico, su proposta del laboratorio interdisciplinare, con la seguente motivazione, che è in parte scritta nel diploma, ma è un po' più lunga, quindi ve la leggo: per il suo inestimabile contributo alla diffusione della cultura scientifica in Italia, principalmente attraverso l'invenzione e la conduzione dei programmi Quark e Superquark, entrati nella storia della televisione italiana. Piero Angela, in quasi 50 anni di attività, ha permesso a milioni di persone di entrare in contatto con il mondo della ricerca scientifica e di apprendere nozioni fondamentali su vari argomenti di rilievo per la vita individuale e collettiva. La sua capacità di trasmettere la conoscenza con accuratezza, un'innata semplicità, e un'innata semplicità è testimoniata dalla stima e dall'affetto di generazioni che generazioni di italiani che riconoscono in Piero Angela il divulgatore scientifico per antonomasia. Congratulazioni. Le passo. Grazie. Specialmente l'onore. Lo facciamo distanziati, ecco, rispetto di tutte le norme. Qui c'è il riassunto della lunga motivazione. Benetto. Mi congratulo senza stringere la mano, ma virtualmente l'abbraccio. Ecco, anche perché io devo togliermi anch'io la mascherina per parlare. Allora, intanto ringrazio tutti veramente per le cose che sono state dette. È una pioggia, un diluvio, complimenti. Certo mi fanno molto piacere. Devo dire che tra tutte le lauree, i diplomi che ho avuto, immeritatamente, dal punto di vista delle tipi di lauree che ho avuto, tutti i generi, questa è l'unica che in fondo mi compete, perché per il mio lavoro specifico. Quello di divulgatore. Sì, è vero, ho dedicato tutta la vita a questa cosa qui. Ma sapete, questo mio lavoro io lo faccio perché mi piace, non perché è un mestiere. E la curiosità che anche voi credo abbiate, perché se scegliete di fare, di prendere questa strada, è una. Lavoro creativo che siede passione, curiosità, creatività. D'altra parte, chi non potrebbe essere interessato, vinto dalle cose che si scoprono, dall'universo al mondo del nucleare, da come funziona il corpo umano, il cervello? Il nostro mestiere è quello di trasmetterlo e spiegherò dopo anche l'importanza sociale e economica della divulgazione. E allora molti mi chiedono: ma qual è la ricetta? Non c'è nessuna ricetta per far venire la maionese. C'è l'impegno, naturalmente, molto serio, perché non bisogna mai sbagliare qui, altrimenti ti prendono subito. E poi c'è una regola che io cito sempre, è quella di essere dalla parte degli scienziati per il contenuto, dalla parte del pubblico per il linguaggio. Ecco, il linguaggio. Allora, il linguaggio, a me è capitato una piccola cosa, il primo libro che ho scritto, che mi ha veramente proprio condizionato, perché mi scrisse, era un libro intitolato L'uomo alla marionetta, in cui spiegavo meccanismi di condizionamento del comportamento umano da un punto di vista genetico e dal punto di vista poi ambientale. E questa signora mi
scrisse questa lettera, allora scriveva la lettera. Io la ringrazio tanto, a lei veramente mi ha aperto un mondo che non riuscivo, per farlo riuscire a entrare, perché io leggevo dei libri, ma poi certamente c'era la nebbia e non potevo andare avanti. Invece il suo libro, l'ho capito tutto, perché è scritto in modo piacevole e scurrile. Allora, io risposi a questa signora che poi mi scrisse, ed era una persona che aveva fatto solo quinta elementare, non poteva studiare perché la famiglia andava avanti, faceva l'infermiera, ma era curiosa, una persona intelligente. E capì che c'era tutto un mondo che poteva essere raggiunto con il linguaggio. Da resto, sapete, non è soltanto le persone che hanno studiato poco, ma anche le persone colte, le più colte, hanno bisogno, forse più di tutti, di divulgazione. Se si parla di fisica a un avvocato, ma quanto ne sa di fisica? Dei suoi ricordi di liceo, si sia informato successivamente. Se si parla di genetica a un critico d'arte, ma che ne sa? Sono tutti giovani che hanno bisogno di divulgazione. E la divulgazione però non deve essere solo linguaggio. Tra l'altro in televisione linguaggio non vuol dire solo parole, vuol dire immagini, animazioni, magari anche film, sceneggiati, strumentalizzati per far capire meglio le cose e per avvincere. Noi abbiamo fatto persino 45 cartoni animati, un pronobozzetto, sulle cose più difficili che non si potevano dimostrare, relatività, meccanica quantistica, embriologia, superconduttori, entropia, queste cose di solito non neanche divulgate perché non si riesce a filmare l'entropia o la meccanica. Mentre in questo modo si è potuto fare, sono stati fatti tanti DVD inviati anche nelle scuole e veramente ne avevano bisogno più gli adulti di ciò. Allora, questo vuol dire che se attraverso un mezzo raggiunge una platea così alta come la televisione, si può in qualche modo aiutare l'agricoltura scientifica. Questo è estremamente importante perché noi viviamo in un mondo, come è stato detto, che è stato completamente cambiato dalla tecnologia in pochissimo tempo. E pensate che all'Unità d'Italia, nel 1960-70, oggi sarebbe la presa di porta via, ne sono passate due generazioni e da allora tutto è cambiato nella struttura sociale. A quell'epoca il 70-80% degli italiani era nei campi a lavorare a mano e c'era l'analfabetismo di massa, la gente viveva male, poco, mortalità infantile altissima, nessun diritto. A un certo momento delle ruote cominciano a girare nei campi, nelle officine, nelle industrie, nelle strade, nelle case e tutto cambia. È la moltiplicazione dei pani e degli oggetti. Crollano i prezzi, si diffonde benessere. Dall'analfabetismo di massa si passa all'università di massa, dove le donne oggi sono più numerose, si lavorano prima con i migliori voti. Ma la liberazione femminile, io lo scrivo ogni tanto per provocare un po', la liberazione femminile è un sottoprodotto del petrolio, perché se non c'era energia tutto questo non succedeva. Infatti non è mai successo. Anche la tecnologia, se non l'energia, è finita. E allora l'energia non è una ricchezza da
ambientale, il petrolio in particolare, il gas, è una tecnologia, anche il sole non lo è, ma se si mettono le celle solari, diventa, eccetera. Quindi sono invenzioni queste, che tra l'altro hanno liberato anche l'uomo, perché quando c'è circolazione delle idee, perché dall'Ottocento che sono nati i giornali, la radio, la televisione, prima niente, la gente non sapeva quello che succedeva. E nasce la capacità di aggregarsi, di avere un reddito, di avere capacità associative, e nasce la democrazia. La democrazia non è mai esistita nella storia della humanità, neanche il benessere. Io ho scritto un libro che si intitola A cosa serve la politica? E beh, se uno ci pensa, la politica nei secoli di decenni non ha mai creato benessere, non ha mai creato ricchezza. Qualunque modello politico, le lotte che sono avvenute non hanno portato mai a niente, perché se non c'è energia e tecnologia, figlie della scienza, e tutta questa roba non esiste, si continua a vivere. E quando è nato mio padre, si viveva in modo non diverso dal Medioevo, ma c'era anche ancora la bicicletta, si andava a vedere a vela. Quindi cosa succede? Che questa tecnologia che prorompe in modo così rapido ha creato una curva, una forbice di divergenza tra la capacità di cambiare le cose e la capacità di adattarsi ai cambiamenti. E quello di cui oggi noi soffriamo. Quando si sposa la scienza, la tecnologia, il male del potere, la sciocchezza, la civiltà, la civiltà intellettuale, perché gli scienziati scoprono, cioè vuol dire che Einstein, il grande mito, ha scoperto la relatività, ma la relatività esisteva già. Ha creato. E Newton ha scoperto la legge di gravitazione, ma questo esisteva già da milioni di anni, tutto loro, e la circolazione del sangue lo stesso, tutto quello che noi conosciamo è conoscenza. La tecnologia è tutt'altra cosa. La tecnologia è invenzione. In natura ormai è esistita una motocicletta, un ascensore, o scaldabagno. E questo ha portato a una serie di applicazioni che non sono di quelli che inventano, le applicazioni le fanno le industrie, i governi, le industrie private. E allora qui arriviamo a un punto molto importante di questo mio breve intervento, perché di questo potrei parlare per ore, e vi riguardo direttamente. Il vero problema del nostro tempo è quello che le persone non sono abbastanza informate sul ruolo della scienza. Perché la scienza non è insegnata. Io ho fatto il liceo classico, ma questo è uguale un po' dappertutto, anche nei licei scientifici, per quanto mi risulta. Cioè, a scuola si insegnano solo cose del passato, la storia, storia della filosofia, tra tante filosofie, e storia dell'arte, letteratura, e poi le scienze, matematica, fisica, biologia, eccetera, ma non la scienza, cioè il suo metodo, come procede, è quello che significa nella nostra conoscenza la filosofia della scienza, direi di più, la filosofia della tecnologia. Questo manca profondamente. E allora ecco il pacchetto dove
la scienza e la tecnologia non bastano, ma occorre naturalmente l'energia, ma l'educazione. Se non c'è quello, si va a scontrarsi con la natura che è più forte di noi e quindi ci mette in difficoltà. Allora, io farei una proposta che riguarda proprio tutti voi, anche il vostro mestiere, che queste, che nella scuola ci sia l'insegnamento della, attraverso la divulgazione scientifica, dei cambiamenti che la scienza sta portando, in modo che chi gioca a scacchi nella società sia preparato, ma non chi vuole fare biologo, il fisico, chi vuol fare l'avvocato, vuol fare il commercialista o qualunque altro mestiere, che faccia opinione pubblica. Perché quello che noi stiamo affrontando oggi, tutti i pianeti, il secondo pianeta, il clima, e tutta questa cosa che si continua a manifestazione, anche il Papa interviene, a cosa è dovuto? All'incapacità di gestire questo sviluppo tecnologico. E quindi uno dei punti che non viene mai affrontato. Perché? Perché l'animo umano vuole avere tutto subito e non si rende conto che non si può fare, perché chi gioca male poi perde. Però l'opinione pubblica è quella che poi vota, sono gli elettori. E quindi un circolo vizioso. I politici sono brevi miranti, guardano poca distanza alle poche elezioni, alle prossime elezioni, perché devono raccogliere il consenso del pubblico e quindi propongono cose che tengano conto delle esigenze e delle richieste, il quale poi vuole le cose oggi e non si rende conto che sempre si pagano gli errori e le imprevidenze. Ecco, lì dentro, per non rompere questo cerchio, credo che solo l'informazione scientifica può agire. E quindi che voi che volete fare i divulgatori di scienza abbiate uno spazio nuovo e molto grande. Perché sappiamo che è difficile fare una circolazione di giornali, ormai pochi soldi perché sono in crisi, sul web c'è una grandissima competizione. Certo, ognuno se può aprire un blog, può fare un podcast, tutto quel che vuole, però poi deve avere i soldi della pubblicità e per salire in classifica, sappiamo che è difficile. Allora, è vero che penso che molti di voi lo potranno fare così a tempo quasi proprio, tempo perso, no? Come professione. Certo, alcuni sì, ma non è come fare l'ingegnere, l'avvocato, il medico, quello c'è un grande mercato. Lì l'offerta è molto ridotta e anche non ben pagata, tranne le star. Cioè, quello lì ho fatto di tecnico, di pubblicità, ascolti, eccetera. Allora, quello che io propongo veramente è che ci sia una pressione per inserire nelle scuole, ma anche nelle università, delle lezioni, come dire, di filosofia della tecnologia. Non so se questo rientra anche nella vostra missione, perché è lì che può aprire la mente alla gente, fargli entrare dentro. Ma non basta, io certo, noi tutti facciamo molti programmi con passione, vi assicuro, spesso con molte difficoltà, questo è un lavoro che si fa per chi ci crede. Però non basta, il programma lo vedono, per via. Adesso siamo anche sul web. Anzi, avremo proprio tra poco una nuova serie. Però per affrontare tutti questi problemi
occorre una cultura moderna, efficiente, che capisca, che sia capillare, entri nella mente della classe dirigente che si forma nelle scuole e nelle università. Era Tony Blair che diceva: io ho nel mio programma tre punti: educazione, educazione, educazione. E anche Obama diceva: l'America è un grande paese non perché ha un grande esercito, ma perché ha grandi università. E anche lì sappiamo che ci sono problemi. Ma insomma, il nostro è un paese di persone intelligenti. Basta guardare la nostra storia, ma continuamente tutta roba fantastica, ma anche oggi ricercatori bravissimi che potevano darsi da un'altra parte. Ma insomma, bisogna che la politica sia aiutata da voi, come forse un pochettino è stata aiutata anche dalla diffusione di queste idee. Perché, tra l'altro, io sull'ambiente si è detto poco, ma sono 50 anni che faccio parlare sull'ambiente. Da quando uscì il famoso rapporto tra i limiti dello sviluppo del Ponte di Roma, che venne ignorato dalla cultura italiana, zero, dalla politica, zero. Altrove in certi paesi invece dice: ma cos'è questa roba? Io fui molto amico di Tuccelli, che era il presidente del Club di Roma, che aveva commissionato questa. Il Club di Roma, semplicemente perché era per il Corriere, per tutta Roma, erano tutti stati dietro. E andammo insieme a vari paesi, l'Algeria, per delle grandi riunioni. A Salisburgo, lui riuscì a mettere insieme 10 capi di Stato di governo. E proprio su questi temi, parliamo del 75, se giù di lì, e poi mi chiedi, ed aveva dei colloqui privati anche, e mi dissi: ma cosa mi ha detto? Guarda, ho parlato con uno di questi capi di governo e mi ha detto: io sono d'accordo su tutte le sue idee, ma se le applicassi nel mio paese sarei fuori dalla politica in 3 mesi. E allora noi dobbiamo aiutare la politica a intanto per alfabetizzarla, perché molti non è che sia molto al corrente di queste cose, ma anche per aiutare l'opinione pubblica a essere più, che risponda meglio, sia ricettiva su questi grandi temi. Ultima cosa, guardate che il futuro è pieno di opportunità, tutte queste macchine fantastiche, digitale, l'intelligenza, ma noi abbiamo un grosso problema che gli altri paesi, i nostri competitori, non hanno. A parte la produttività, che è ferma da quasi 20 anni, cioè la produttività, sapete vuol dire non la produzione, è la capacità di unità di cose prodotte nell'arco del tempo e dei mezzi, cioè l'efficienza produttiva che fa la capacità di essere produttivi in un mercato aperto e globale. Questa roba dovrebbe esserci un travaso dall'università alle aziende. Questo è ancora un altro discorso, però vedete che anche lì c'è un problema. Ma a parte la competizione, c'è una cosa che è venuta fuori due mesi fa, di uno studio apparso su Lancet, che voi sapete è una rivista seria, dell'Università di Washington, che ha fatto uno studio riunendo i migliori demografi planetari, cioè quelli che si occupano di demografia planetaria. È venuto fuori che nel 2100, alla fine del secolo, sarà un terremoto demografico per cui la Cina scenderà al terzo posto, al secondo posto come numero di abitanti ci sarà la Nigeria con 800 milioni. Io non so bene
che potrà arrivare, perché fare posti di lavoro, ospedali, scuole, eccetera, ci vuole tecnologia, software. Comunque, al di là di questo, l'Italia è previsto che avrà solo più 28-30 milioni di abitanti, cioè dimezzerà gli abitanti. Ma la composizione di questi abitanti sarà molto diversa da oggi. Ci saranno molti giovani che studiano, cioè tutti a San Luca. Ci sarà una mareggiata di vecchi, di centenari, e in mezzo un segmento di gente che dovrà essere molto efficiente per sostenere queste due ali così pesanti, cioè di chi non lavora ancora, di chi non lavora più, di chi non produce ancora, di chi non produce più. Allora, mica potremo far venire gli immigrati a 2 euro all'ora a raccogliere il pomodoro. Quando in Olanda i pomodori si fanno in modo automatico con l'intelligenza artificiale e ci vendono migliaia di tonnellate, noi non abbiamo niente. Il mondo è cambiato, la gente ancora capite certe cose. E dice, ma il futuro sarà lontano, chi sarebbe. Ma guardate che il problema è calcolo, si spiega tanto. I bambini che vanno oggi a scuola elementare, ma anche quelli che vanno in prima media, nel 2100 saranno più giovani di me. Vuol dire che questo secolo è in loro, non è dei posteri. E i genitori che tanto si curano dei loro bambini, e l'altalena, e lo scivolo, attenzione, la cosa. Ah, sapete che cosa vi aspetta? E allora qual è l'antidoto? Qual è il rimedio? Essere più efficienti in tutto, in ogni cosa. Quindi con l'educazione, non l'educazione dell'Ottocento, col retrovisore, che parla di tutte le nostre glorie fantastiche, devo esserci. Ma signori, dobbiamo spiegare un po' cosa sta succedendo e cosa sta per succedere. In questa previsione, in questa proiezione, queste cose non sono mai previsioni, sono chiare, in meglio ma anche in peggio, perché quella è una fortuna. Allora, in queste proiezioni viene fuori che proprio per l'inefficienza produttiva e questa denatalità così veloce, l'Italia sarà una posizione molto diversa dagli altri paesi europei. Germania, Francia e Regno Unito avranno sempre sui 60 milioni di abitanti, secondo questo studio, e avranno un PIL, prodotto interno lordo, che li collocherà nei famosi G8, G9, G7, G9. L'Italia avrà un PIL che sarà inferiore a quello dell'Olanda, di Israele, cioè di paesi molto meno abitanti. E si torna al stesso punto, qual è l'efficienza produttiva, ma l'efficienza produttiva anche culturale, la capacità di trasmettere le cose. Ecco il vostro punto. Quello di far capire alla gente dove si va, che cosa si fa. Poi spiegare le onde gravitazionali, ma noi abbiamo un'urgenza gravissima su darci una svolta rapidissima su queste cose qui. E non si capisce perché. Ma voi avete sentito parlare di questa ricerca? No, ma non se ne parla. Uscito su qualche giornale, tra silenzio. Scusate, può anche dire che sia sbagliato, allora dovete contraddirlo con altri dati. Ma anche io, anche quando uscì questo rapporto di tutti Roma, questo dato si sa, certo, però ha cambiato la filosofia. Attenzione, non bisogna dire
Eh sì, ma avevano previsto l'anno tal cosa. E tanto sempre le declarazioni aiutano a correggere. Ma poi non è quello, ha cambiato il modo di pensare. Ecco, io non so, ancora sono andato fuori tempo, forse. No. Assolutamente. Perché mi lascio prendere. Noi staremmo qui ad ascoltarla tutto il giorno, eh. Ma io oggi ho un pubblico molto particolare, perché sono coloro che faranno parte tutto il mio mestiere. E io, andando avanti con gli anni, ho capito che non è soltanto di questo lavoro fare divulgazione, non è solo spiegare come funziona un motore, come funziona una stella o cosa c'è dentro la materia. Quella va benissimo, è conoscenza, ma bisogna essere dei filosofi della scienza e della tecnologia. Voi che avrete poi la capacità di linguaggio e di trasmettere queste cose, anche perché state studiando l'educazione, siete anche responsabilizzati su questo fronte. Tenete presente, per una piccola cosa vorrei aggiungere, che la divulgazione ha bisogno di emotività. È un po' come anche in tutte le comunicazioni. Se no una cosa entra di qua e esce di là, esce il professore. Io a scuola mi sono aiutato moltissimo, perché mi hanno saputo spiegare le cose, con un po' di coinvolgimento. Perché lì c'è un meccanismo, che adesso si conosce abbastanza, per cui c'è un talmente una cosa di contatto della parte arcaica, che è quello che crea uno stato d'allarme, oppure no, quando arriva l'informazione, che si fa sonora di altro tipo, per dire, attenzione, qui c'è qualcosa, è un allarme di sopravvivenza, che anche gli animali, ma a noi vale sul piano culturale. Allora, bisogna attivare questo sistema, perché è quello che permette alle memorie di fissarsi, e quindi di creare il serbatoio di conoscenze, il cloud. Poi noi abbiamo il software qui del computer che elabora, ma ci vuole il cloud, perché se non c'è quello, per quello che la scuola è utile anche nel nozionismo. Io non so quanto nozionismo, perché anzi è andare in palestra, fare i pesi, imparare, avere tutte le gestioni in base. E poi saper connettere, fare le connessioni. Il vostro lavoro sarà soprattutto di connessioni. Io ho fatto questo lavoro ogni volta cambiando argomenti. Ho scritto 38 libri, tutti diversi uno dall'altro, che riguardano gli argomenti che adesso stanno uscendo da una collana, perché tanto è la curiosità, il piacere di scoprire, ma anche perché quando si capisce un po' di qua e di là, si riesce a mettere insieme le cose. Questa è la grande caratteristica che ha un divulgatore più di qualcuno che si occupa di un solo campo, perché fa le connessioni, magari sarà un ignorante dei dettagli, ma i dettagli raccontano. Se tu fai un'opera di cultura nei confronti della popolazione, mica noi facciamo la divulgazione evidenziale, o anche perché io ho avuto le esperienze in proposito. Gli scienziati sono sorpreso di un fisico teorico quando parlava di cervello, non sapeva niente. Quindi tutti abbiamo bisogno di divulgazione, ma soprattutto il paese. Io questo paese lo amo, perché insomma, mi ha dato tanto, anche tutte queste amore, tutte queste cose che poi adesso, sapete, lì, come si dice,
La battuta dice, con un piede nella fossa e l'altro sulla saponetta. Però, ancora me la cavo. La cosa che colpisce è che non mi sono mai sentito anziano, tanto meno meglio, e la macchina si va bene. Allora vi auguro di poter continuare a Roma, perché è un lavoro che si può fare anche quando si arriva a 92 anni. Ecco, allora, non lo so, dovrei finire con qualche battuta, così qualche frase, ma finisco un po' come i jazzisti, mi starò lassù. Vi auguro molta fortuna, ma ricordate alcune cose fondamentali che sono quelle che riguardano tutti. Io ho ricevuto mio padre, abbiamo parlato poco, lui era un uomo dell'Ottocento, quando sono nato io più di 50 anni, quindi mia educazione è quella che si vede nel film dell'Ottocento, quindi si parlava poco con mio padre, però mi ha lasciato un esempio molto importante, valore, di onestà, di competenza, di coraggio, di schiena dritta. Allora, questo, seguite questi valori, perché vi troverete bene, magari all'inizio di difficile. E sapete, una delle cose che viene apprezzate, anche sono due. Una è l'eccellenza. Quindi bisogna perseguire l'eccellenza. La seconda è la fiducia. Dare fiducia a noi. Queste sono due qualità che permettono poi di avere una vita di soddisfazione, anche di controllo di se stessi. Beh, ho fatto una bella predica, eh? Bellissimo. Direi volentieri. Allora, niente, che ti vorrei dire? Mi ha fatto molto piacere incontrarvi, sia pure attraverso il web, e ringrazio ancora l'Assist per questa onorificenza e vi auguro davvero tanta, tanta fortuna e buon lavoro. Grazie, grazie mille. Tra l'altro, magari prima di passare la parola a Giacomo, le volevo, l'ho accennato prima privatamente, ma volevo pubblicamente rappresentarle tutto l'affetto della comunità della Sissa, perché come gli studenti, ricercatori, professori, ma anche il personale tecnico amministrativo, non sa con quale trepidazione l'aspettavamo a Trieste a novembre, poi gli eventi avversi ci hanno costretto a prendere una via diversa, però nonostante tutto io vengo qui e voglio fare portavoce del nostro ringraziamento corale. Grazie per quello che ha fatto, per quello che fa e per quello che farà ancora per la causa della scienza e in fondo per questo paese. Grazie. Non vi libererete facilmente di me. Guardi, non vogliamo, certamente non vogliamo. Giacomo, sì. Ringrazio veramente Piero Angela per questo discorso assolutamente bellissimo e che sarà sicuramente di ispirazione per i nostri studenti. Per parte nostra, come staff del Master, le posso garantire che noi ci impegneremo al massimo per formare i divulgatori e i comunicatori della scienza del futuro affinché questa sua proposta si concretizzi quanto prima. Dunque, ringrazio ancora Piero Angela, ringrazio il direttore della SISA Stefano Ruffo, il direttore di ILAS Andrea Gambassi, Barbara Gallavotti per la sua affresco della vita e delle qualità di Piero Angela. Ringrazio anche il direttore del Master Nico Pitrelli e la vice direttrice, la professoressa Anna Menini. Infine, un ringraziamento speciale a Alessandro Tavecchio dell'unità di comunicazione della SISTRA che ha curato la parte tecnica. A questo punto non mi rimane che fare un grande in bocca al lupo agli studenti che proprio questo pomeriggio avranno la loro prima introduzione al rapporto tra scienza e società e ringrazio appunto anche tutto il pubblico a casa.
vi auguro una buona giornata e a presto. Grazie ancora, dottor Angela, grazie. Grazie.